a tutte le persone unite nella lotta contro la pena di morte in questo paese. Al giorno in cui Nigeria e Sudafrica cesseranno di uccidere, al giorno in cui la Francia smetterà di tagliare teste, al giorno in cui Grecia e Spagna, Iraq e Iran cesseranno di uccidere, al giorno in cui Russia e Filippine bandiranno i plotoni d'esecuzione, al giorno in cui la pena di morte sarà abolita in tutto l'universo, al riconoscimento di ciò come fatto essenziale per l'umana evoluzione, al grande significato e alla santità di tutte le forme di vita. Siamo con Marco Cinque, un grande poeta, perché io ti posso definire solo un grande poeta ed un grande interprete. Marco Cinque da tantissimi anni, esattamente da quanti anni ti occupi di salvaguardia dei diritti dell'uomo, in particolare stai lottando contro la pena di morte? Dal 92, che era, quella data si celebrava il 500° anniversario della cosiddetta scoperta dell'America. E quindi ci furono anche tantissime iniziative che andavano in controtendenza a quello che era poi in realtà i festeggiamenti per il più grande genocidio della storia umana, e per cui ci furono tra le varie iniziative anche quella di scrivere a dei prigionieri nativi americani, alcuni condannati a morte. Io ho scritto a due di loro, loro mi hanno risposto e da lì è nato tutto. E questi due condannati a morte erano Fernando e? Fernando Eroscaro, uno Yaqui Aztec che sta a San Quintino da 26 anni, è ancora lì per fortuna, e Ray Allen, che in Italia era conosciuto come Orso che Corre, che è stato purtroppo ucciso nel 2006, il 17 gennaio, il giorno successivo al suo 76esimo compleanno. Quindi in tutti questi anni vi siete scritti e si è creata un profondissimo legame. Che cosa ti ha dato questo legame? Che cosa continua a darti? Perché credo che anche dopo la morte Orso che Corre continui comunque a darti delle cose. Sì, sì. Diciamo che ci hanno aperto anche... ci hanno fatto capire quanto noi siamo dei, diciamo così, dei privilegiati che non riescono più a né a vedere né a godere quindi dei propri privilegi. Quindi quando Orso che Corre mi diceva, per esempio, noi da qui non possiamo vedere una notte con le stelle, non possiamo vedere le nostre cugine, le stelle, la luna, che è nostra nonna, non possiamo camminare a piedi nudi sulla madre terra. E allora se te quando vuoi, quando puoi fallo per me, quindi guarda la luna, guarda le stelle, e se trovi un albero, un bell'albero, abbraccialo per me. E la cosa carina è quando raccontavamo questo nelle scuole dove andiamo sempre, dopo un po' vedevi questi bambini che andavano in giro e stavano lì, trovavi attaccati agli alberi, abbracciati e parlavano con gli alberi. Quindi voi lavorate molto anche nelle scuole, il messaggio che volete dare qual è e che messaggio di ritorno ottenete, se lo ottenete? Le scuole secondo me sono proprio il terreno privilegiato, sono la cosa più importante da fare per chiunque voglia fare politica, per chiunque voglia fare cultura, per chiunque voglia cambiare in meglio la società, perché il lavoro che si fa nelle scuole è un grande lavoro di semina, noi non vedremo nel momento in cui lo facciamo i risultati, però se seminiamo bene diciamo che sicuramente il futuro migliore di domani dipende da quello che di buono facciamo oggi. E purtroppo poi quando affrontiamo questi argomenti in maniera solo retorica e solo chi è già convinto, se noi facciamo le conferenze sulla pena di morte e parliamo a quelli che già sanno, a quelli che già sono convinti, non risolveremo nulla. Nelle scuole troviamo un terreno eterogeneo dove pensano in ogni modo, ci sono anche molti ragazzi che sono convinti che la pena di morte è una cosa giusta, e allora è giusto lì andare, è giusto lì seminare, cercare di almeno seminare anche un po' di dubbi buoni. E questo lavoro ci ha portato come risposta, oltre a un grande entusiasmo di ragazzi, perché poi ecco, questi strumenti che noi usiamo, non solo la retorica, non solo il parlare, ma anche i linguaggi della musica, della poesia, delle percussioni, la drammatizzazione, sono linguaggi che parlano non solo alla sfera cognitiva ed emotiva, ma anche alla sfera emotiva. E noi coinvolgiamo direttamente questi ragazzi sia nelle letture che nella parte musicale, e quindi si è creata una sorta di coinvolgimento e motivazione, e molti di questi ragazzi, anche ragazzini, perché da 9-10 anni in poi hanno iniziato a scrivere delle lettere ai condannati a morte, per cui è nata un rapporto epistolare anche molte volte si sono scritte delle lettere veramente belle, veramente toccanti. E abbiamo fatto anche un libro di queste esperienze che si chiama proprio Pena di morte, no grazie, un viaggio nelle scuole italiane, dove raccontiamo tutto questo. Tu hai pubblicato parecchi libri oramai su questo argomento. Il ricavato di questi libri viene destinato, mi pare di avere capito, tutte le famiglie dei condannati.
In questo caso il ricavato non è mai tanto, perché comunque non sono best seller, sono libri che si vendono in tirature di 5, 6.000, 7.000 copie, insomma, e quindi li vendiamo proprio nelle attività che noi facciamo. Però tutto quello che ricaviamo sì, è finalizzato, prima era anche per Orso che Corre, adesso è rimasto Fernando e lo finalizziamo per Fernando, per la sua causa, perché consideriamo che quando una persona sta in una situazione simile la vita è carissima, loro non hanno risorse, non lavorano, per cui anche la cosa più banale, anche comprare una medicina, mal di testa e ti vuole comprare un'aspirina, bisogna comprarla a prezzi doppi e tripli di quelli che trovi all'esterno. Anche voler mandare, rispondere a una lettera, bisogna comprare i francobolli, per cui anche la quotidianità ha un prezzo molto alto per un condannato a morte. Anche riuscire a sostenerlo in qualche modo è già una cosa molto molto importante. Tu quest'anno, nell'estate, mi pare hai vissuto un'esperienza, credo, incredibile. Sei riuscito a conoscere, a vedere e a stringere la mano a Fernando, quindi sei andato al carcere di San Quintino nel braccio della morte. Mi puoi descrivere un pochettino questa esperienza, che emozioni hai provate quando te lo sei trovato davanti e quando sei entrato nel braccio della morte, perché credo che si respiri un'aria un po' particolare. Sì, sono tre volte sono entrato nel braccio per tre giorni, per un totale di 10 ore. Ovviamente la prima volta, perché noi ci siamo sempre conosciuti sia per lettera ma anche per telefono, abbiamo parlato tante volte, lui è straordinario perché oltre ad essere un pittore autodidatta bravissimo è anche una persona incredibile, ha imparato a parlare italiano, cioè invece di io pigrissimo proprio con l'inglese zero e lui ha imparato l'italiano. Quando sono arrivato, ovviamente sui muri del carcere ci sono proprio delle cose molto, messaggi categorici, quasi che ti intimidiscono molto, con molti punti esclamativi, per cui c'era questa imposizione su una quantità limitatissima di abiti che si possono indossare, sono praticamente solo tre colori, il rosso, il nero e il rosa, perché tutti quelli che somigliano o al vestiario dei secondini o a quello dei prigionieri sono vietati, assolutamente vietati, e poi abiti comunque molto castigati, molto sobri, così. E va bene, poi si entra, c'è le normali perquisizioni, quello che si immagina, insomma, che ti fanno in un braccio della morte, e poi ti viene apposto un timbro invisibile sull'avambraccio per in qualche modo identificarti all'interno del complesso, e poi si entra in questa città penitenziaria che non è un carcere, è proprio una città, perché a San Quintino ci sono 600 condannati a morte e più di 1.000 detenuti normali, più tutta il personale carcerario, per cui è praticamente una città. Un numero infinito di porte e cancelli, penso che siano gli edifici al mondo con più porte e cancelli che esistono, solo che ad aprile non sei mai tu, c'è sempre qualcuno che apre per te. Poi una volta dentro, una cosa che ti sorprende abbastanza è la relativa gentilezza del personale carcerario, sono abbastanza gentili e a volte anche sorridenti. Ti danno quasi l'idea di entrare in un qualsiasi ufficio pubblico, diciamo, a parte le divise e il lavoro che fanno, insomma. E questa cosa un pochino dispiazza, perché uno è convinto di entrare comunque, no, su questi luoghi comuni, nel braccio della morte, i secondini sono cattivi, invece questi erano gentili, abbastanza gentili. Una volta entrato proprio nella sala delle visite, c'è questo stanzone grande e delle minuscole gabbiette in stile Guantanamo, disposte a U. Tra queste gabbie girano dei secondini e poi in alto c'è una botola con un secondino armato che tiene di mira tutto quello che succede, e per cui sono entrato in questo contesto abbastanza particolare, e le gabbie erano tutte piene di prigionieri. Il primo giorno che sono entrato, Fernando era proprio la prima gabbia vicino all'entrata, era in piedi con le manette, e quando mi ha visto è praticamente un sorriso quasi esplosivo, e io mi sono tenuto dal gridare, perché dicevo, qui mi chiudono dentro anche a me se faccio qualcosa di strano, avevo proprio voglia di buttarmi addosso, di abbracciarlo, di stringerlo, però chiaramente dovevo aspettare tutte le varie mansioni che debbono svolgersi prima di entrare nella gabbietta. Sono gabbiette di insomma 1,5 metri x 2 metri, insomma, sono proprio minuscole. Quindi poi il secondino ci ha aperto il cancello, lui ha messo le mani dentro questo buco, si è fatto togliere le manette e finalmente siamo dati questo abbraccio incredibile, indescrivibile. E poi abbiamo cominciato a parlare di tutto, di filosofia, di storia, di politica, anche di scemenze, perché lui ha un senso dell'ironia che è fantastico. E vedere una persona così che ha ironia, che ha sorriso, dopo 26 anni che è chiuso lì, tu dici...
com'è possibile. Per cui questa cosa ti fa veramente capire quanti, veramente quanti problemi noi falsi ci creiamo, no? E quante volte invece li dovremmo affrontare per risolverli, non per farci, come dire, no? Sommergere dai problemi. Mi dicevi che forse è l'edificio con più porte in assoluto, no? Ma forse porte dal punto di vista fisico, perché nel momento stesso in cui tu hai avuto modo di conoscere di persona, per esempio Fernando, forse ti sei reso conto che forse tante porte che non si vedono le abbiamo anche noi, che siamo al di fuori dei vari bracci della morte, di situazioni comunque di forzatura, ecco. Forse è questo che dovremmo cominciare a vedere un pochettino, le porte che sono dentro il nostro cuore, dentro il nostro cervello, credo, no? Forse tu sei riuscito a vedere quello, Fernando. Sono riuscito a vedere quello, a sentire quello, e nel momento in cui ci parlavamo, ci siamo abbracciati, ogni tanto ci toccavamo per dire ma sta succedendo davvero, no? E tutto quello che c'era intorno sembrava che non esistesse più, no? Cioè, sembrava che stavamo su una montagna o in qualsiasi altro posto incredibile, perché era talmente intenso e bello quel momento, che poi è durato il primo giorno 4 ore la visita, poi il secondo 2 e il terzo ancora, quindi un totale di 10 ore. La cosa che poi colpiva molto erano anche, perché poi ci sono molti luoghi comuni, molti stereotipi, no? Uno immagina gli abitanti del Bacio della Morte, immagina i condannati come degli assetati di sangue, no? Dei mostri che, no? Che come ti vedono ti saltano addosso. Invece i visi che vedevi dentro le altre gabbie erano visi normalissimi, come quelli che si sono visti stasera qui, né più né meno. Anzi, molti di loro erano anche molto simpatici, con alcuni potevi intrattenere delle battute. Per cui tu ti rendevi conto del processo di disumanizzazione che sia la direzione carceraria sia la società fa ai danni di queste persone, le trasforma in mostri proprio per giustificare la loro eliminazione fisica e sociale. E anche dei secondini poi Fernando mi ha raccontato, sì, qui vedi quelli gentili perché loro vogliono far credere che qui ci trattano bene, in realtà all'interno la musica è completamente un'altra, e c'era a 2 celle da noi un detenuto che era completamente devastato, completamente senza denti, gli occhi tutti infossati, neri, i timpani sfondati, era veramente ridotto in uno stato allucinante. Quindi sono sottoposti anche a delle sevizie, insomma, sì. In qualsiasi delle punizioni molto molto forti. Che cosa ti ha raccontato Fernando nel caso specifico? A lui è capitato qualcosa che ti ha raccontato di particolarmente gravoso da tollerare? Sì, lui comunque è sottoposto, lo era sottoposto quando era libero, quindi figuriamoci in un contesto simile, sottoposto a molte dosi forti di razzismo, perché essendo nativo americano c'è ancora purtroppo un grande razzismo, c'è addirittura razzismo è nelle leggi, perché c'è questa Major Crime Act, che è una legge che praticamente ti dice che se tu, è una legge federale, che dice se tu sei un nativo d'America e sei coinvolto in un omicidio all'interno di una riserva di uno Stato che non prevede la pena di morte, in base a questa legge tu vieni comunque condannato a morte solo perché sei nativo americano, per cui esiste addirittura razzismo nelle leggi, figuriamoci nei comportamenti delle persone. Poi mi ha raccontato che una cosa che mi ha molto colpito, perché io volevo capire anche fisicamente che percezione c'è all'interno nei bracci, cioè dove le persone non possono entrare. Lui mi ha detto perché non si poteva entrare, perché in altri carceri le telecamere entrano. Lì no, perché 6 anni fa è stato permesso a delle telecamere di riprendere un'esecuzione nella camera a gas. A San Quintino c'era la camera a gas. E quelle scene terribili, strazianti, diciamo non hanno fatto un buon gioco sull'opinione pubblica, per cui da quel giorno hanno impedito alle telecamere di entrare. E lui mi ha raccontato che all'interno ci sono situazioni incredibili, tipo dagli ultimi piani, dal quinto piano, siccome è un edificio antichissimo, dell'Ottocento, trasuda praticamente un liquido dai bagni, e passa nei piani sottostanti e così via, per cui questi muri sono impregnati di questa muffa nauseabonda, per cui la cosa che ti colpisce è il tanfo incredibile del Braccio della Morte. E anche il chiasso assordante, c'è un chiasso continuo per tutte le ore del giorno che è fatto dalle urla di detenuti, sono un sacco di detenuti che sono completamente pazzi, perché ovviamente quel tipo di contesto ti porta, e per cui le urla di detenuti, le urla dei secondini, clangore di manette, di sbarre, porte che si chiudono, per cui c'è questo frastuono continuo e questo tanfo incredibile. Sì, psicologica anche. Tremendo. So che ti ha regalato una cosa a cui tu tieni particolarmente, ce la vuoi mostrare, la vogliamo mostrare? Sì. Ci sono regole ferree, cioè nel Braccio della Morte non può entrare, non può uscire assolutamente niente di nessun tipo. Addirittura i prigionieri a San Quintino vengono sottoposti a due perquisizioni corporali complete,
prima di entrare e altre due perquisizioni prima di uscire, per cui vengono controllati per 4 volte. A un certo punto della visita vedevo che lui ruotava gli occhi in tutte le direzioni e io dicevo: ma Fernando, cosa c'hai? Che succede? Lui mi ha detto: ti devo dare un regalo. Come un regalo? Sei pazzo? Se ci si prendono succede un macello. Non ti preoccupare, mi rassicura sempre con questo sorriso incredibile: stai tranquillo, stai tranquillo. E poi a un certo punto, così dal nulla, gli esce fuori dalle mani questo medaglione che lui ha fatto, che il mio nome indiano è Red Eagle, Aquila Rossa, nome che mi ha messo Orso Checco, e lui ha fatto questo per me, praticamente lo ha baciato e poi lo ha messo in fronte e me lo ha fatto indossare, e io l'ho nascosto sotto la camicia, e poi lui ha detto: vai tranquillo, non c'è problema, qui dentro c'è il mio spirito, lo spirito è invisibile e i secondini non ti vedranno, vai tranquillo e porta con me il tuo spirito e domani vieni con il medaglione, entra con il medaglione, è quello che ho fatto. E poi l'ultimo giorno che sono andato a trovarlo mi ha insegnato anche il saluto Yaqui, il saluto della sua gente, che è un saluto bellissimo, praticamente si fa con 2 colpi sul cuore, con le dita sulla spalla e poi con la mano, praticamente il significato è fratelli, assieme nel mondo. Bellissimo, questo è un messaggio che bisogna divulgare a tutto il mondo. Grazie, grazie. Siamo in compagnia di Maurizio Carbone, maestro di tamburi. Cosa significa maestro di tamburi? Marco gentilmente mi chiama maestro di tamburi. Ho appena 48 anni. Ho incontrato i maestri settantenni di tamburi. Mi sento ancora un bambino. Non sono un maestro, non mi sento tale. Ma chi sono i maestri di tamburi? Come li possiamo identificare, i maestri di tamburi? Per me sono dei maestri di vita. Attraverso il mondo delle percussioni, c'è in ogni percussione, o africana, o indiana, o napoletana, o scandinava, c'è la cultura di un popolo, c'è la saggezza di un popolo. Ecco perché sono un bambino. Quindi è il suono del tamburo, diventa, lo potremmo quasi sovrapporre al battito del cuore in qualche maniera, il suono del tamburo. Senz'altro, anche. E, nei ritmi, in alcuni ritmi, che poi stranamente, anche se sono estremamente diversi, con strumenti diversi, però hanno dei fortissimi collegamenti. Per esempio con i tamburi si possono celebrare dei matrimoni, delle feste, delle diatribe tra piccole etnie diverse, magari della stessa regione. È un universo di vita. Tu incidi dei dischi, dei CD? Sì, allora per il momento ne ho pubblicati 2. Uno è stato pubblicato in Francia, Tribù Mediterranea. E un altro in Italia, Madre Terra con il manifesto. Madre Terra è l'ultimo che è uscito? Sì, Madre Terra è l'ultimo. Ed è possibile trovarlo nei negozi di dischi? Sì, in tutti i negozi che vendono la collana del manifesto, in tutti i negozi d'Italia. Tu abiti, vivi, sei napoletano, sì. Vivi a Macerata, sì. E so che sei impegnato in una serie di progetti, utilizzi le percussioni, per fare cosa? In che cosa consistono questi progetti? Allora, in effetti sono 15 anni che mi diverto tantissimo a lavorare con, a suonare, a divertirmi con i bambini, con i disabili, con gli anziani che una volta erano rinchiusi nei manicomi. E abbiamo manifestato delle dimensioni musicali attraverso dei CD che sono stati pubblicati, finanziati dalle istituzioni. E adesso stiamo lavorando a un progetto ambizioso di portare i ragazzi dell'ANFAS di Macerata a suonare, a fare un concerto al Parlamento Europeo di Bruxelles. Complimenti, complimenti. Sarebbe bello poterti venire a registrare. Ben volentieri, adesso ci stiamo lavorando.
con gli assessori sia comunali che provinciali. Quando inizia la fase operativa, allora senz'altro ti chiamo e te lo dico. Va che bene. Vuol dire che si realizza. Va bene, grazie. Il sacrificio alla libertà, in nome della sicurezza, non merita né libertà né sicurezza. Benjamin Franklin. Vi presentiamo Barbara Esposito, un'attrice a tutti gli effetti, che ormai è diventata accompagnatrice ufficiale del duo Marco Cinque e Maurizio Carboni. Quando vengono in Emilia Romagna ormai tu sei la loro voce recitante. Ecco, prova un pochettino a dirmi che cosa provi quando sali sul palcoscenico, quando leggi quelle poesie, visto che poi quello che noi viviamo come pubblico è un'intensità e un'emozione talmente elevata che credo che possa nascere soltanto da ciò che provi tu. La sensazione predominante è quella di annullamento totale di tutto quello che ti circonda, di tutto quello che è intorno, del pubblico, delle voci e della realtà circostante. E ti concentri, ti catapulti proprio in quello che sono le parole che scorrono via, entrano nella tua mente, nel tuo cuore e vengono espulse come un filtro dalla tua voce e si spera che vengano appunto colte con altrettanta emozione. E sono queste parole così forti che donano anche a me un regalo grande, perché in quel momento è come se dessi voce a quelle persone che hanno scritto questi testi. Senti di riuscire ad incanalare le tue emozioni leggendo queste poesie, interpretando più che leggendo queste poesie? Sì, sicuramente, perché riesci a diventare parte attiva di quello che interpreti e cerchi proprio anche di pensare e di emozionarti come quelle persone che hanno scritto hanno sentito in quel momento. Quindi non ti spaventano le emozioni nel momento in cui le provi in maniera così intensa interpretando le poesie? Un paradosso. Il pensiero che quando vivo la realtà sono molto più agitata, confusa e impaurita. E come appunto ho letto stasera in una poesia, le prigioni non sono solo quelle di acciaio, ma bensì mentali. Mi rendo conto che nella realtà in cui vivo in una prigione mentale. Quando sono lì è come se queste sbarre scomparissero e esistono solo quelle emozioni forti e vive che non mi spaventano, ma mi fanno star bene. Tu dici che non è possibile riuscire a trasportarle nella tua realtà, lo stesso atteggiamento, intendo. Io cercherò di farlo, perché serve per vivere meglio la realtà e uno facendo così, in questo modo, può anche riuscire a vivere una realtà meglio, migliore di quella che magari può essere la realtà del passato, insomma. Quindi tu pensi che tutto sommato possa avere anche, ma parlo per tutti, uno scopo terapeutico, recitare, leggere, vivere in maniera così intensa le emozioni? Sì, sicuramente, perché comunque non è impossibile che ti lasci impassibile. Io adesso non, da pubblico ovviamente, anche quando sono stata lì seduta e ho ascoltato, ricevi dell'emozione, ma interpretarle, studiarle, sentirle ti arricchisce talmente tanto che sicuramente non può essere altro che terapeutico. Ti ringrazio moltissimo, ti faccio ancora tantissimi complimenti, sei splendida, veramente bravissima e ci hai emozionato anche stasera tantissimo. La voce di Forza Nuova, Barbara Esposito, il maestro di Napoli, maestro di Napoli, diretto, che ci ha aiutato a questa bellissima serata e a tutte le persone che hanno deciso di passare con noi questi momenti. E volevamo lasciarci con un augurio, è un sogno che facciamo sempre. Noi
sogniamo di poter un giorno non troppo lontano di raccontare ai nostri figli una favola bellissima, una favola che inizia e finisce così: c'era una volta la pena di morte, ma adesso non c'è più.